Temptation Island, scoppia lo scandalo, per colpa di Diamante, Alex Petri mente. Andava a letto con un'altra. L'ex di Nikita Pelizzone ha lanciato un'indiscrezione via social. Pare che la coppia dello show sia stata costruita a tavolino. Forse si erano già lasciati da tempo. Attenzione, ebbene sì. Si parla già di scandalo in quel di Temptation Island. Lo rivela oggi, sulla sua pagina Instagram, l'ex concorrente del grande fratello VIP Matteo Diamante. Parlando della coppia Alex Petri-Vittoria, Diamante ha infatti svelato un retroscena clamoroso che mette in dubbio la veridicità della loro storia. Stando alle sue parole, Alex sarebbe uscito con un'altra, fino a pochissimi mesi fa. E allora non si capisce il senso di andare nello show della De Filippi con la pseudo fidanzata. Dato che adesso, agli occhi dei fan, sembra tutto un pretesto per prendersi qualche attenzione e aumentare i followers. Vediamo i particolari qui sotto. Temptation Island, la rivelazione, bomba, su Alex Petri. Matteo Diamante contro Alex Petri e Vittoria Bricarello. Il vippone, ex di Nikita Pelizzone, attacca la neocoppia di Temptation Island con affermazioni che, se confermate, potrebbero mettere a serio rischio l'avventura dei due nel reality Mediaset. Con una clip su Instagram, Diamante in sostanza ha accusato Alex di essere uscito per 3 anni con una ragazza che non è Vittoria. E ci sarebbero delle prove. Qualche sera fa, spiega Matteo Diamante, è uscito un discorso con una mia carissima amica, la quale in teoria sono 3 anni che si vedeva con questo Alex. Andavano a letto fino a 2 mesi fa. Lei stessa era stata invitata da Alex a questa festa di compleanno, ma lei non c'era andata. Io dico queste cose perché chiaramente ho le prove. E non finisce qui. Perché Diamante arriva ad accusare tanto Alex quanto la sua, presunta, fidanzata Vittoria, a quanto pare in combutta per fare fessi quelli del programma. È pazzia, aggiunge infatti il vippone. Non c'è rispetto per la redazione. Loro sono di Torino ma mi hanno detto che lui non si è mai fatto vedere in giro con lei. E non è l'unico, Matteo, ad aver fatto presente queste incongruenze in pubblico. Difatti le segnalazioni su Alex e Vittoria si sprecavano da giorni. Dicono che i due non stiano insieme da parecchio tempo. Dicono che la loro sarebbe una riconciliazione di comodo, creata appositamente per poter partecipare a Temptation. Tutto molto strano, questo è sicuro. Perché non ci sarebbe nulla di assurdo, se Alex o Vittoria si fossero traditi. Anzi, è proprio il succo dello show. Ma se non stanno manco insieme, che senso ha? Eppure Vittoria si presentava così al programma, siamo fidanzati da 1 anno e 9 mesi. Ho scritto a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita. Al suo compleanno, ad esempio, non sono stata invitata perché dovevano esserci solo maschi. Invece ho scoperto che c'erano anche delle femmine. E adesso si scopre che, magari, una di quelle femmine era la vera fidanzata di Ale.